Ciuccio i piedi. Perfetto. Perché in realtà l'investigazione mi stava. L'ISO P, dobbiamo fare anche l'ISO P. Ma che mi hanno proposto 6.400 giochi, quindi ora sono molto confuso. Mi hanno proposto 6.400 giochi, quindi ora sono molto confuso su quale fare. Però il gioco del detective, devo ammettere che non mi stava. Non mi stava dispiacendo. Dico, vediamo com'è. Un horror, è più un thriller se vogliamo. Devi finire tre giochi. Che illuso. Stavamo investigando sull'anziano morto, l'anziano peloso nano col cazzo piccolo che era morto. This is right up my alley. Nightingale came Vediamo this way. se nella casa mentale Either abbiamo he dropped this qualcos'altro da page, prendere. or the killers left it for us. Young Andre, grazie per i 13 fatino, grazie mille per i sub. No, Lazy, che cazzo vai a letto? Ma rimani in live, non rompere i coglioni, I smetti. think he came from the lake, but his tracks make no sense. Effettivamente è vero, c'erano poi troppe impronte, effettivamente. Troppe impronte per essere solamente stato lui. Obiettivi. Per lo scopo successo a Nintel, dobbiamo I should continuare a profile perlustrare. Nightingale about this L'indagine è page. ancora ampiamente aperta. Posso leggere le pagine del manoscritto? Dov'è? 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 No, non voglio la profilazione. Dov'è? Pagine del manoscritto. La vittima era un collega, l'agente speciale dell'FBI, Robert Nightingale, scomparso 13 anni prima. Ora improvvisamente spuntato fuori, sopra ucciso in un rituale brutale e sanguinario lo stesso giorno dell'orario. Poi c'era la pagina. Queste pagine, la prima pagina trovata, non di certo l'ultima. Il primo passo verso spaventose profondità. Legge quelle parole e sembrava un messaggio. Lui era. Qualcuno era al corrente della loro presenza, di cosa stessero facendo e stava giocando con loro. Le guidava un invito, come potevo rifiutare, un mistero impossibile. Quindi c'è qualcuno. C'è qualcuno. Che. Ha fatto in modo che il vecchio col cazzo piccolo venisse assassinato. È una sorta di marionettista. È un burattinaio dietro le quinte. Però abbiamo ancora pochi indizi. C'è qualcosa di grande fra di noi ed è il mio cazzo dentro al tuo culo. Vediamo se troviamo altri indizi per snocciolare il mistero. L'INPS ha assoldato qualcuno. Plausibile. You made it back. Good. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I È said. un lago, sta piovendo, agente Letont. Cioè, non è che ci volesse uno studio. Allora, qui avevamo il ciccione peloso col cazzo piccolo. Potete notare che il pisello era piccolo, quindi. Scopri che c'è Nintel. Il problema è che dobbiamo perlustrare cosa adesso? Il collega non mi sta seguendo, quindi evidentemente dobbiamo fare qualcosa qua che è ancora inerente alla scena del crimine. Anche se non mi è esattamente chiaro. I'm gonna go check something out. Be right back. Oh Cristo. Un gran cuore. Cosa abbiamo qui? Wonder what's inside. I should take a look around for a way to open this thing. Lavati le mani, prendi il pollo dal frigo, fatti un pisolino. Una cassa surgelata a fianco. Qui ci abita qualcuno perché mi sembra A poco creepy probabile. twig sculpture? Ok, chiunque abiti qua, credo sia appropriato prendere in mano la pistola. Questa mi dà proprio le vibe della classica roulotte con dentro un serial killer. Questa è la classica roulotte da serial killer con dentro il frigo gli organi interni strappati dalle vittime. Una chitarra, una televisione vecchia di 200 anni. Hey there, Mr. Dear. You remind me of a dream I had. Ti ricorda te perché tuo marito va a Troia. Allora. Due triangoli abbassati, triangolo su e giù.
due triangoli su. Cervo, credenza, orologio. È un puzzle. Due triangoli sovrapposti. Ok, questo è un puzzle, decisamente. Dubito che quei triangoli siano stati messi lì per sbaglio. Cari intrusi, voglio darvi un avvertimento. Dicono che il lago sia una caldera, qualcosa formato da un vulcano in eruzione o dalle voragini create adesso. Ma se non fosse così, se fosse qualcos'altro, qualcuno di meno naturale, più artificiale, di intenzionale, io dico che il lago non si è formato, ma è stato progettato a uno scopo. Oddio, abbiamo a che fare con un complottista pazzo. Il lago è un nascondiglio. Sotto la superficie calma c'è un macchinario segreto pronto a essere attivato alla pressione di un pulsante. E chi ha accesso al pulsante si trova in quella grossa casa vicino al lago e si prepara, lo sento. Primo disegno, linea di galleggiamento, la vera calderare creata da un vulcano. Che il personaggio di Alex Casey ha il volto del direttore creativo di Alan Wake, Sam Lake, sì. Ed è anche il volto del mitico Max Payne. Sì, sì, l'avevo notato, grazie per il cirmatino. La lettera sono le lettere deliranti di un complottista pazzo, ma questo qui è un videogioco, quindi magari non è un complottista pazzo, per quello che sappiamo noi. Leggendola così, da detective dell'FBI, direi che chi abita qua è un pazzo complottista particolarmente disordinato e sporco. Però non sembrerebbe ci sia nessuno in casa e non credo di aver aggiunto altri indizi alla mia mappa mentale. I poteri potentissimi hanno creato il caso, infatti non ho altri indizi. Due triangoli, a meno che non debba andare a guardare l'unica figura. Hey Casey, what's the forest's favorite shape? Please, Anderson, just one case without the A triangle. I don't get it. Yes, you do. Questa è l'unica parte che corrisponde coi due triangoli di fuori. Però non posso interagirci, non posso fare niente, non posso aprire la... Non posso interagire con niente, mi pare, quindi a parte il cervo e la lettera da complottista. Veramente? Sì, che cazzo è? Adesso parte Alba Chiara. Non è un codice, in teoria sì, però corrisponde... Il problema è che non c'è nulla con cui interagire qua dentro. Leggi il foglio, l'ho già letto, sulla calderara del lago che è artificiale, non è naturale, perché i poteri potentissimi hanno creato il lago, bla bla. Però ripeto, è un videogioco, magari è vero, non possiamo certo saperlo. Ma non posso interagire con niente. Continuiamo a perlustrare la foresta in cerca di eventuali indizi utili. Questa è una tenda da campeggio. Cos'era quella mossa che ho fatto incredibile? Ah, ok, serve per sculettare all'indietro. Cosa abbiamo? Oddio, UFO. Oddio, notte stellata, la luna era visibile, mi ha condotto oltre il Bright Fall, ho provato a trovare il posto, l'emozione giusta... Ok, questo stava cercando un UFO, praticamente. Tutto sugli UFO, la guida definitiva. Ok, qua c'era qualcuno imbecille che stava cercando un UFO. Kids lunchbox? An Alex Casey movie lunchbox? Frammenti Casey di hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. Those cheesy crime books. Ah, ok. But he really hates the movies. Ok. Ah, ok, per potenziare le armi. Più proiettili. Esegui due colpi alla testa in rapida successione per stordire un nemico. Stordire? Credo che avremmo a che fare con cose non umani. Non umane. Stordire con i colpi alla testa.
Credo che abbiamo a che fare con robe poco umane, molto ectoplasmiche o aliene o mostruose. Notte verde. Tenere premuto il comando per sparare attiva la modalità di fuoco automatico aumentando considerevolmente la frequenza di fuoco. Questo infatti è il migliore che c'è. Io quante ne ho? Ah, io ne ho 3, non ci posso fare un cazzo. Abbiamo 2 case adesso. Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message. Ok, abbiamo sbucato, abbiamo trovato un altro caso. That's not right. No, è qua infatti. No, è ancora più su. La nota dice che il lavoro a maglia è fatto apposta per me. Come fa a sapere che il lavoro a maglia è solo una coincidenza? No, c'è qua c'è qualcuno che sta facendo uno strano gioco perverso con la polizia e la gente. Però vedi, abbiamo trovato un potenziamento, degli indizi. Non male, non male. Adesso se riusciamo torniamo alla roulotte e vediamo se ho perso qualcosa da osservare là. Ciao Nico, com'è che sei mancato tutto questo tempo, maledetto stronzo? Fammi subito 100 sub. La tenda non ha un ingresso, evidentemente. Back, Anderson. Devi fare la profilazione. Di nuovo. Di nuovo. We found a page in the woods. Ah, la pagina del bosco. Story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him, in his chest. Al cadavere? I must find out what. Al cadavere? Beh, scusate, non mi siete accorti che il cadavere ha qualcosa nel petto? We found a page in the woods. No, lascia perdere. A story about these events. Scusa, nessuno si è accorto che il cadavere è una roba nel petto? Però non mi fa interagire col pistolino piccolo, quindi non... Non mi fa interagire con pisellino, per cui... No, 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 la profilazione lo fa. Ok, niente di nuovo al momento. La cassetta l'è aperta. Quella della tenda sì, ho preso parte del potenziamento per l'arma. Torniamo alla tenda, vediamo se abbiamo dimenticato qualcosa per portare avanti l'indagine. Come si usa la pistola? Equipaggia. No, non posso? Non posso equipaggiarla. Si vede che non è ancora il momento per me di sparare. I'll be back in a second. Roger. No, non me la fa ancora usare, forse perché non posso, probabilmente. Vediamo se mi sono perso qualcosa. Non mi pare di essermi perso niente qua. Metti gli indizi sul muro. Non l'ho fatto. Ah, ok, ok. Devo ricordarmi sta cosa, ragazzi. Mi devo ricordare qualcosa. Mi devo ricordare che lei non agisce se... Ok. Found all I can here. Ok. Time to properly examine the body. Grazie. Ricordatemelo ogni tanto, perché devo ricordarmi che lui, se lei, se non fa le robe... Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Ok. Torniamo al... Ma io ho fatto tutto il giro dell'Ocara qua dietro. Good to see you still in one piece, Anderson. Madonna santa. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination, ASAP. Well, sure. But the coroner won't be back in town for another week after Deer Fest. Una settimana. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the bookers at the Odeer Diner in town.
Oh, and I've got a key. Oh! To the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Oh! Abbiamo la scorciatoia, andiamo. Thanks. Let's get the car. Drive to Bright Falls and talk to these witnesses, the Bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. Ciao amore, tutto bene? Sto giocando ad Alan Wake 2 in live. Sono un detective dell'FBI. Sto investigando sull'omicidio rituale di un anziano peloso nano con il pisello molto piccolo. Seems like a nice town so far. Murders aside, pretty woods. Quack. Ritorna alla roulotte per l'enigma dei simboli. Guardati bene intorno fuori dalla stessa. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Ora mi ha messo curiosità, Berengold. I think I saw something. It'll only take a minute. I'll wait here. Allora, non mi faceva interagire con niente. Scusami, qua c'è il simbolo dei due triangoli. Però a me non mi faceva interagire con nulla. Guarda tra i tavoli. Tra i tavoli? Sto spaccando tutto. I tavoli fuori. Ma a parte questo ho capito. Lavati le mani, prendi il pollo fuori dal frigo e fatti un pisolino. Quindi lavandino, frigo, divano. Però non mi faceva interagire prima. Non mi fa interagire. Che cazzo devo fare? I simboli servono per aprire la... Ma dimmi direttamente che cazzo devo fare, facciamo prima. I simboli servono per aprire la cassa fuori. La cassa ha i simboli, c'è un lucchetto. Ma non mi fa usare il lucchetto, che cazzo... Ah, ma va a cagare. Ragazzi, non l'avevo vista, era minuscolo, vi chiedo scusa. Vi chiedo scusa, non l'avevo visto. Lavandino, frigo e divano. Aspetta, non mi ricordo quali sono. Era minuscolo, raga, non l'avevo visto, vi chiedo scusa. Allora, lavandino, quindi triangoli separati su giù. Triangoli incrociati. Triangoli giù. Ok. Allora, così, gli angoli incrociati, cazzo stanno, così, no, non così, fermo, ma che cazzo fermo, su, giù, aperto, non si è aperto? Cosa ho sbagliato? Lavandino, frigo, pisolino. Cosa ho sbagliato? Perché comincia a essere anche un'ora in ritardo per me. Sto cominciando a... Stai zitto. Remember Ohio? Sure. Destra su, the sinistra north giù. Side slasher. Incrociati. But that case was completely different. The trees, ah no, Anderson. giù. He hid the bodies in the forest. Giù era, scusate. Il letto non è quello. Hai ragione, che imbecille. Fai un pisolino. Nella mia testa pisolino e divano. Hai ragione anche te. Il letto è questo, sinistra-destra, ok. È che il materasso messo sul niente non mi ispirava pisolino, e quindi... Ovvio. Ok. Cosa abbiamo trovato? Pallottole? E? Cos'è sta roba? Pistola, benda. Ah, per la salute. E abbiamo oltretutto un nuovo indizio? No. Non abbiamo cazzo. Va bene, grazie raga. Queste, ho come l'impressione che le pallottole si faranno comodo, così come le bende. Non puoi leggere. Ah no, ho letto, erano quelle due cose lì. Aspetta, che cazzo era il mio, l'agente Mulder Scully. Un attimo, tesoro, arrivo. Sto risolvendo casi mentre tu ti masturbi davanti al cadavere dell'anziano nudo. See you in a bit. Take your time.
sono qua. Sono qua. Pronto? Ubriaca anche lui. Bene, bene, bene. Bene, 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 bene. Però, gente, dai. Ho capito che siamo dei federali, quindi prendiamo le cose con molta calma. Si muova, ragazzi. Ho molta paura, tra l'altro, a che cosa spareremo, visto che i colpi alla testa stunnano. E non uno, due. Can't fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. A tripod for a camera? No. To record a snuff film? Maybe. Stavano facendo in scala l'attacco della guerra dei mondi. Just to throw it away. To stuff in something for us to find. E poi tecnicamente non l'ha buttato via il cuore, l'ha appoggiato a fianco al cadavere. Venghi. Vabbè, vado io. Vediamo cosa troviamo nel cadavere, nel petto del cadavere del nostro anziano peloso nano col pisello piccolo. Anziano peloso nano ciccione col pisello piccolo, rettifico. Here we are. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. Vale. Guida tu, sono una donna. No, guida tu, sono una femmina, ti prego, faccio degli incidenti. Vabbè, guido io, rischiamo. I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. Ora resta da capire se il killer era tra quelli vestiti in mazza che città un po' dismessa. Need to swing by the lodge to get anything from the field office. È Silent Hill, cazzo. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. Non santa, è Silent Hill sta città. Per ora com'è il gioco? È carino, perché se ti piace il genere thriller horror investigativo è carino. Ci resta da capire se l'assassino era vestito come uno di quelli in maschera e era approfittato per mimetizzarsi. The diner's just up the waterfront. L'assassino ha soldato quelli in maschera per compiere un omicidio. Abbiamo ancora pochi indizi, abbiamo solamente un cadavere, una setta e una cosa nel cuore e qualcuno dietro le quinte che sta orchestrando omicidi. Just how much coffee have you had today, Charlie? Don't know, don't care. Schizzate di caffeina. Dov'è che sta? Not enough. That's how much. Ok, meno male che mi porta lui, perché sennò il 81esimo Deer Fest, Festival del Cervo. Non li posso interrogare. Carino, ci facciamo le pappardelle di cervo. Whee! Ma cosa lo stanno appendendo? Oh, ah, non dire, sono sospetto. Cute. Oh dear, è una battuta inglese di merda che facevo io. Oh dear. Un po' come un'altra battuta di merda che facevo ai miei amici che si metteva le lenti a contatto. Che facevo piano, piano, lenti a contatto. Che stronzata. Mica, sei un genio, agente di polizia, cazzo, è un'intuizione strabrillante. Come hai fatto a indovinare? Può essere perché abbiamo scritto FBI dappertutto, anche in fronte. Welcome to Bright Falls. Grazie mille, vecchio mio. I got you both some coffee. Che carino, oh, grazie. Washington's finest. Nice to meet you, Sheriff. I'm set for coffee. You know I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Breaker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Your deputies said you had a couple of witnesses here.
They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No, no, the Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. Eh sì, erano i ragazzi che abbiamo visto all'inizio del gioco, quelli che sono scappati. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Sì, ma il caffè. Take your time. Sì, sì, ma il caffè. We've looked through the case files you sent over, Sheriff. Sono stronzi, il mio caffè. You had many people besides the known victims go missing? Sono sparito in faccia. Sure. Sheriffo. But it slowed down ever since Calder Lake was fenced off. Let me guess. Missing person cases spiked around 2010. The fence was built just after. Yeah, that's non exactly right. Non niente di nuovo. Dove sono i due rincoglioni? Eccoli qua. Excuse me. I'm Agent Saga Anderson. Are you the Bookers? That's us. I'm Tammy and he's Ed. Hello, officer. Just Saga. Hello, is fine. Officer. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? Allora, perché eravate... Allora, prima... perché eravate a Caldron Lake? È quasi scontata la domanda. O erano i deficienti che stavano cercando gli UFO, che abbiamo trovato il libro degli UFO. Magari sono gli imbecilli dell'UFO, però nella lettera sembrava parlare al singolare, non al plurale. Però potrebbe essere, o stavano andando a scopare nel bosco. Però. What were you doing at Cauldron Lake last night? I'm a writer. True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. Perfectly legal. Perfectly legal. E tu, da scrittrice, vai di notte in un bosco. Ci credo, però sei stupida come la merda. So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. Sembra fatto di cocaina il tipo. And he called the cops. What makes you say it was a cult? The masks and knives aren't enough. They were shouting, cult of the tree. The cult of the tree. Cult of the tree. Sì, ma calma, meno enfasi. And then we found it. The whole thing was terrifying. That's all. Avete trovato? No, no, scusami, no, sto cazzo. Avete trovato cosa? Niente che vi spari in faccia a tutte e due, stronzi di merda. E non è nemmeno razzismo perché sono pure nera, quindi... niente, avete trovato? Questi non hanno finito di raccontarci esattamente tutto. E sono palesemente innocenti, perché l'abbiamo visto anche noi che sono innocenti, a meno che non siano in realtà gli assassini, li stanno facendo sembrare innocenti. Però questi qua non ci hanno ancora finito di raccontare tutto quello che c'è da sapere. Aspetta. Devo ricordarmi, profilattico prima. Allora, i Booker T. The cult of the tree. What are the Bookers telling me? I found their necklace. The symbol is two triangles. The cult wants their spruce tree bag, Tammy. Finders keepers, Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. Ma come cazzo a necklace belonging to one of the cultists. Mica, ma lei è bravissima, cioè lei nella sua testa risolve i casi senza indizi, bravissima. The Bookers were at Cauldron Lake. Why? The fence was built to hide what's there. They say the rider fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Sta nell'FBI per un motivo. Una capacità deduttiva simile è impossibile. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with the murder. They were telling the truth. Una capacità deduttiva del genere è impossibile. Non siamo in Sherlock Holmes col professor Moriarty. È impossibile avere una capacità deduttiva di questo tipo. Anche perché ci sarebbero troppe variabili da tenere in considerazione.
non sarebbe mai un'opzione sicura, quindi questa non dovrebbe stare nell'FBI, questa dovrebbe fare il lavoro di Mycroft Holmes. Allora, profilo e dove l'attacco? We're dealing with an organized group of killers, not a lone serial killer. Serial, che mazzano i cereali, i serial killer. Oddio, qui abbiamo una marea di robe. These stashes could contain clues about the cult. Better keep an eye out for more. Madonna santa, qua abbiamo una marea di robe da vedere. I need to know more about the cult of the tree if I'm going to shut them down. Ok, abbiamo aperto il caso alla setta dell'albero, ci sta. Allora, cosa abbiamo qui? Che tipo di setta? Sure. Psicologia. Cos'è? Se si coprono il volto significa che non sono abbastanza affermati nell'agire apertamente. Un collegamento con la festa del cerebro. Beh, il sospetto c'è. Festa del cervo, si vestono da cervo. Probabilmente sono abitanti, sono locali. Credo siano locali. Deve essere una setta di qua, perché altrimenti non seguirebbero tradizioni, feste e quant'altro. Tu li metti un po' a caso, però, queste cose. Che altro caso che non abbiamo ancora risolto? Cioè, risolto. The cult of the tree is behind these murders. This case just became much more complicated. Infatti stiamo aggiungendo sempre nuove pagine. I'll need to start a new file. But it's my first cult case. Sono emozionatissima! Ecco, lo sapevo! Lo sapevo! Lo sapevo che me ne sono emozionatissima! Finalmente una setta! Ho sempre investigato su piccoli spacciatori e rapidatori e qualche piccolo killer occasionale, finalmente una vera setta. Che cazzo è che dobbiamo ancora vedere, agente? E che cazzo dobbiamo ancora vedere, agente? Io li ho guardati tutti quanti i quattro casi, i fascicoli. Che ci manca? Quella col palino giallo, e qual è? Ah, questa. Ah no, ferma, aspetta, indizi. Ah, ok, eccola qua. Una cassa chiusa, piena di scorte della setta. Ah, beh, giusto. Effettivamente non fa una piega. Effettivamente, ho detto, sembrava la roulotte, appunto. Obiettivo, interagisci con i testimoni a tavola... Interroga i testimoni a tavola calda. So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Okay. Dai, testa spugna. Told you not to keep that thing to me. Questa si stava tenendo una prova di un caso di omicidio per metterla nel libro. Stare incoglionita e lo metterà in galera di base. Per il sabbiamento Thanks. Dell'indagine. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions. Like we'd even dream of missing you. È abbastanza illegale. Saga! Sega? Saga Anderson. As I live and breathe. Saga I thought Anderson. We'd never see you back here after that awful, awful thing happened to your baby girl. How are you? In che senso? Ci parlavo... I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She... drowned. Your daughter. That's so weird you don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV. Che cazzo sta succedendo? No. You're mistaking me for someone else. Che cazzo sta succedendo? If you say so. Ha un trauma rimosso, probabile, perché non penso sia un troll e lei direbbe chiaramente no.
Lei ha parlato con la figlia e col marito, però non li ha mai visti effettivamente per ora. Quindi potrebbe essere. Abbiamo a che fare con una pazza anche lei? È matta anche lei? È un incubo abbastanza. No. All set. My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Esatto. Let's go. Vediamo un po' cosa abbiamo trovato nel petto del pisellino. I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. A murder cult. Fuck. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna. Che cos'era quella gamba? Cos'era quella gamba? Cosa stava succedendo? Hai mai sentito parlare della setta dell'albero? Cazzo, la setta dell'albero. Non ci voleva. Che cazzo? Find out you're the grand wizard or something. Are we? I played some D&D back in the day. Qualcuno dovrebbe fare una compilation di tutti i bug che ho trovato in tutti i giochi. Sarebbe epico. Morning, Sheriff. Looks like you have some guests. Ah, morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Passo. Too true. Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. Too true. A lei, egregio. Too true. Andiamo, too true. Hey, what do you know about that waitress from the diner? Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But it's best not to take it personally. Ora bisogna vedere se sono io che ho dei problemi o lei è stata pagata per farmi impazzire. Anche se è difficile far impazzire una che... Corpse is downstairs ready to go. Yep, in the morgue, all prep. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. Andiamo, prego, sceriffo, mi conduca al vostro obitorio. I'll be right with you, sir. Oh, this is the Bright Falls Sheriff Station. Anything you need, just let us know. We appreciate the support, Sheriff. È possibile rimuovere così un trauma? Volendo, sì. Si può rimuovere uno shock o un trauma, però non è proprio usuale. So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. Anche se non mi spingi, gamba sbilenca. I guess you guys don't have that problem, though. Our only coroner rotates between a few other towns, and he's away this week. But you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. Ma dipende, Ramiel, è molto complesso l'argomento. Minchia, che allegria sta qua davanti all'obitorio, in un ingresso buio, porca troia. I can't say I feel the same. He's joking. L'obitorio è una cosa che mi mette sempre allegria. Minchia, ma potete mettere due luci, Cristo santo, non si vede una fava. Capito che l'obitorio, okay. Però Dio mio, cioè. Let's take a look at our patient. Allora, diamo un'occhiata al pene del paziente. I'll start with the external inspection before performing the internal examination. Vai. What was the cause of death? What other clues can the body give me? mi fa un sacco di... Qual è la causa del decesso? Ma non lo so. Potrebbe... C'è qualcosa che mi suggerisce la risposta, però. Dici, oh, magari è morto prima annegato. No, perché l'hanno visto correre, quindi... L'hanno visto correre, per cui non è morto annegato, perché quella è la causa del decesso. Non saprei. Ah, uno sbrago di 16 chilometri. The body shows signs of being submerged in water. Guardate, post-mortem. È gonfissimo. È gonfio come un palloncino. It doesn't add up. No, pioveva, non l'hanno immerso o l'hanno immerso. This looks like text. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. Mi hanno fatto post-mortem. Defensive wounds. He put up a fight. There's writing on here. Sul cuore? Che si è tatuato il cuore, can't bravissimo. Make it out. Writing. How'd they manage that? Ah, sono bravissimi, hanno tatuato il cuore. Oh, madonna. Allora, tabellone del caso. Cosa sul collo? Niente, non ha collo, è tipo Maurizio Costanzo. Allora, abbiamo a che fare con l'omicidio. Dunque, il caso sta diventando abbastanza lungo, lo dico.
Time to see what Nightingale's body can tell us. C'è qualcos'altro da scoprire. Tatuaggi sul braccio, tatuaggi sul cuore. La nuova moda. Parole illeggibili sul cuore. Questo va qua. Devo stare attento a metterli giusti perché. Text is smudged. Looks inverted. Heart can't have been marked before removal. A meno che gli assassini non siano due. A meno che loro non abbiano ucciso il cadavere e dopo qualcuno è andato dal cadavere a farci tatuaggi. Forse la setta non è così colpevole come sembra. Forse o l'assassino è nella setta o l'assassino ha sfruttato la setta e può avere un corpo. There's definitely something in his chest. Did the killers leave it there? Come si uccide un cadavere? Ah, non lo so, chiedilo a Gesù Cristo, lui è l'unico che è tornato. Dobbiamo analizzare altra roba. Non è finita qua la questione. E il simbolo. That's not right. Lo cazzo sta simbolo qua. Non ho una profilassi, vero, nuova da fare. No, non ho nuove profilassi. Ho due mappe. Ok, bene. Tiriamo fuori la merda. Ah. Guanti, lascia fare. It's the same type of page we found at Cauldron Lake. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Sì, sembra veramente che qualcuno abbia creato una sorta di omicidio per creare una storia con noi come protagonisti. I didn't think they were relevant. O è qualcuno che usa quelle pagine per ricreare la storia già esistente. E se fosse un assassino che sta cercando di ricreare un omicidio scritto? No, wait. Ho visto Denzel Washington per un secondo. Che è successo? Sheriff? What the hell? Ragazzi, che cazzo? Stavo cercando di farmi fare un pompino, che cazzo? Ma che cazzo sta succedendo? Del paranormale, ma parecchio. Questa direi che non è un'allucinazione, perché mi sembrava. Didn't see her. Could not see into bright light. I'll make you pay. I make you pay non è la. Non è la stessa sottotitola, al make you pay e te la faremo pagare. He's coming. No weapon. The page said to get into the light. Prova a stare alla luce per non farti guardare dai nemici. Sono spento. Cazzo dici, non sono spente le luci, sono acceso. Raga, sono accese le luci, non sono spente. He can't see me in the light. My gun's out in the hall. Gotta get it back. Ragazzi, mi sono cagato in mano. Ragazzi, mi sono cagato in mano, ma tantissimo. Era dietro di me, mi sono cagato in mano. I rifugi sicuri ripristino la parte assoluta. Se esci da un rifugio sicuro, attacchi o attacchi da esso, diventerà in mano. Go!
Prego. Ma dove go? Ma tu dove go? Vabbè, mi ha spezzato il collo. Go, nell'altro corridoio. Beh, capito, beh, la storia non va così. Me lo dice lui, la storia non va così. Non è così che va la storia. Pensa da dove è entrata. Pensavo ci fosse la pistola, la mia pistola. La storia non va così. Non è così che va la storia. Ok, questo lo facciamo domani. Mi ha fatto morire da ridere. No, non va, la storia non va così, vaffanculo. Pampere, e anche questa sera vi ringrazio per i follow e le sub, il divertimento, le risate. Noi ci vediamo domani alle 21 per una nuova live. Io vi auguro tanta buona annapolatina, vi mando un abbraccio e un bacione. E noi ci vediamo domani. Notte, Pampere!